parlare dell'antica Mistretta bisogna partire dal castello, secondo lei? Sì, assolutamente. Questo è testimoniato anche da alcune fonti storiche. Mi riferisco a Idrisi, lo scrittore e geografo arabo che scrive per Ruggero il Normanno, il quale cita una località equidistante tra Tusa e Caronia. Questa località lui la chiama Calat al-Kawarib, ovvero Rocca delle Barche. Si è sempre ipotizzato che questa località potesse essere a Santo Stefano di Camastra, però per due motivi: per le caratteristiche topografiche di questo sito, perché Idrisi parla di un borgo cinto da mura, assai popoloso e con terre fertili bagnate da abbondanti acque. Mistretta con il castello rispecchia benissimo questa descrizione. E poi per un altro motivo, perché altrimenti Mistretta verrebbe grossolanamente ignorata da questo storico che invece era molto attento e puntiglioso. Non si capisce perché avrebbe dovuto parlare di Caronia, avrebbe dovuto parlare di Tusa omettendo Mistretta. E poi c'è anche un aspetto fino a questo momento passato in secondo piano del castello di Mistretta che è una quota topografica molto importante anche per chi naviga in mare. Infatti, ad esempio, c'è un punto al largo tra Santo Stefano e Villa Margi che viene chiamata Secca di Mistretta, non Secca di Santo Stefano di Villa Margi, perché nel punto in cui ci si ferma con le barche si vede il castello di Mistretta, che quindi anche sicuramente ha avuto nell'antichità una funzione di faro, di guida, di riferimento per chi era in mare aperto.